Si rimane male quando non si viene capiti dagli altri. Uno parla con entusiasmo di una sua passione, di un qualcosa che gli riempie la vita. Ad esempio, uno racconta del suo impegno come animatore, dice di quanto bello sia stare con i bambini e fare da fratello maggiore, e l'altro che lo sta ascoltando gli risponde che proprio non riesce a sopportare la confusione che fanno i bambini. In quel momento cadono proprio le braccia e verrebbe da mandare tutti a quel paese. Anche Gesù è capitato di non venir capito. Gesù in cammino verso Gerusalemme, per tutta la sua esistenza, non ha fatto altro che insegnare e mostrare che la pienezza della vita è donare la vita. Ai discepoli preannuncia che il suo progetto prevede anche il dono supremo di sé sulla croce. E i suoi discepoli, proprio i più vicini, tra l'altro con l'incoraggiamento e la mediazione della madre, proprio Giacomo e Giovanni, che avevano condiviso con lui i momenti più intensi, proprio loro vanno a chiedergli i primi posti, vanno a chiedergli di fare carriera nel suo regno. Gesù non manda a quel paese Giacomo e Giovanni, li riprende con delicatezza, dà loro il tempo di sintonizzarsi con la sua prospettiva. Rilancia la prospettiva del servizio non con una predica, ma con il proprio esempio. Questo è quanto fa Gesù anche con noi, quando facciamo fatica a vivere il servizio. Rilancia con delicatezza e convinzione, ci dà il suo esempio.